pasta di cioccolato. E vicino un cesto con delle buste, che se qualcuno vuole fare un'offerta, poi gliela portiamo e insomma lo ringraziamo, mi saprà sicuramente chi aiutare con questo. La storia che raccontiamo, vogliamo raccontare questa sera, nasce da un momento di crisi, non tanto economica, però più sentimentale, di quando ci si sente inadeguati e ci si rifugia nella solitudine, si preferisce diventare invisibili. E a dire la verità è anche un po' io lo chiamo il paradosso di questo nostro tempo, perché non so, quelli della mia generazione forse no, ma i più giovani sono sempre connessi, sono sempre collegati con un cellulare, con qualcosa. Però poi magari per la strada, a scuola, nel corridoio, non hanno neanche il coraggio di guardarsi negli occhi. Ecco, allora quello che Vinci che chiedevamo questa sera era di spegnere le cose, i cellulari, e di stare con noi e occuparci per tre quarti d'ora delle persone. Sentite questa musica, si chiama Melodia Africana 3 ed è una canzone popolare tradizionale del Mali. Racconta la storia di un ippopotamo che viveva all'incrocio di due fiumi e c'erano tutti gli abitanti di un villaggio vicino che lo accudivano. Poi un giorno è stato ucciso da un cacciatore. È un lamento per la morte di un re, di qualcuno di importante, o per il rimpianto di una persona cara. Più carino di te. Oh, io devo andare, ci vediamo direttamente lunedì.
Va bene, vengo con te. Ciao Rocco, siamo superati. Ciao. Bisogna accettarlo. Tanta pazienza anche con se stessi. Scriverti i difetti degli altri, gli effuoriti, ma il tuo è sempre dentro di te. Dagli altri te può scappare. Ma come fai a scappare da te? Su Dio mai viene tutti i giorni, la parte di saltare, gente valenta, e invece no, c'è gente che la sta male. Sì, e finte che passi di sì, perché paura di sbavolarti e corri via, rio robe che non conta la pipa. La professoressa che passa prima, la loro mette sui pavimenti. Tu ti pensi ai capi suoi? Ah, non so, sono cattiva a dire così, ma non la si ricordava neanche che faccia la gavesse. E sì che lei ha manco 5-6 anni che la insegna qua. Quindi guarda Gnanca, siamo come le careghe e i banchi. Quella è poco, ma sicuro. A proposito, quanti banchi bisogna mettere al secondo piano? Su? 30, cara, 30, dappertutto. Come farai sti fuori fiori in 30? Di tutti che siamo ben messi. Ora vuoi anche il napo? Aiutami a barare con massa malinconia. Ma non la t'aveva detto niente. Ascolta, invece di fare tanti discorsi, vedo che disegno una preghiera che la vuoi molto di più. Purtroppo, quando uno l'ha arrivato a quella decisione lì, è poco da fare. Non sapevo, magari sì. Magari no. Magari no. Trasforma desideri e pensieri in opere, non in omissioni. È riuscita a trascinarmi ad una manifestazione. È stato un pomeriggio di sole e tanta gente allegra con le bandiere. Adesso invece, in questo inizio d'anno scolastico così faticoso, avrei voglia di chiudermi nelle mie classi, dedicarmi solo a quelle e per il resto diventare invisibile. Non ho più forza per fare le cose. E farle con gli altri mi sembra un'impresa sovrumana. Marcella. Cara Marcella, ho saputo della bidella, era una timida e molto gentile. La cosa mi ha fatto male. Ci sono dei baratri di solitudine vicino a noi. Secondo me dobbiamo cercare di fare delle cose insieme. Forse la terza che abbiamo in comune va una settimana a Malta per l'inglese. Tu ci verresti con me? Poi mi sembra bellissima l'esperienza del teatro dell'anno scorso. Io sono disponibile a collaborare, Maria. Io sono intrappolata nel triangolo delle mutande. Casa, scuola, casa dei nonni. Solo che nel mio triangolo di sparire non mi riesce mai. C'è bisogno di evasione anche per voler bene, altrimenti li alziamo. Come facciamo a leggerli? In momenti di crisi solo l'immaginazione è più importante della conoscenza. Lo diceva Einstein. Il teatro è faticoso, ma fa bene. È anche una fuga, se non altro, con la fantasia. Avrei per l'appunto un bel copione che ho scritto io. Si chiama Al mare col nord. Parla di una famiglia del nord che va in vacanza al sud. Te lo allego? Adesso glielo mando anche a Renato, il regista che ci ha aiutati l'anno scorso. Mi piace l'idea del gruppo congiunto Buteletti Prof. di Dei. Quindi ti dico va bene, qualcosa faremo, progetta pure, io intanto riposo. Verrò nell'autunno, Bacciotti Renato. Cara Marcella, io ho voglia di provare, quindi contami. Sono sicura che ci farà bene. Ciao, Maria. Potremmo fare un laboratorio aperto a tutti e intanto vediamo. Quanto fare uno spettacolo vero fino ad aprile è un bel pero. Ma nel frattempo si chiariranno le idee. Se invece non c'è numero sufficiente, fa schifo e lo chiudiamo a Natale. Ciao, adesso vado a portare a spasso il cane. Cara Loredana, quest'anno col teatro avrei pensato che si potrebbe mettere in scena Al mare col nonno, una commedia che ho scritto io e che ti mando.
Purtroppo non posso darti la parte della protagonista perché deve essere di un uomo, il nonno appunto. Ma potresti fare la zia Giuseppina. Ti aspettiamo a gennaio. Allora, si iscrive qualcuno a sto corso? Ne ho parlato oggi alla bidella del primo piano che diceva che bello che sarebbe. Bisogna insistere con i colleghi e con questa bidella che ti dicevo come si chiama. Io però, se fossi in te, scriverei una circolare. L'hai buttato giù almeno sto progetto Teatro per Tutti? Singole potenzialità espressive, anche la capacità di lavorare insieme, al fine di sentirsi tutti maggiormente appartenenti ad una comunità, in modo che situazioni di disagio non passino inosservate. Bacci, quanto la fanno lunga però, e tu come sei sofferente, dammi a me. L'idea è nata dopo aver sentito della triste vicenda della signora del centralino, una presenza forse invisibile in più. A tutti coloro che lavorano in silenzio per il benessere generale, accontentandosi spesso di fugaci e distratti saluti, sarà dedicata la nostra fatica teatrale di quest'anno. Sì, in effetti, tu sta facendo un bel casino però. Si capisce almeno quando è il suo corso? Il lunedì, c'è scritto sotto, 3 volte in novembre e 3 in dicembre. A tutte le persone che sappiano ridere di sé. Rivolto ad un gruppo misto di studenti, docenti e personale ATA. No, col prof, cazzo, sarà tremendo. Vai, prendi, dai. Da chi? Dai prof, non sono mica tutti uguali. Ma sono tutti pesi. Metti che le bidelle con loro si ragiona. E ci si diverte anche. Alla Cinzia, devo dirlo alla Cinzia, quella la viene di sicuro. E la Luciana? Ma non so, sempre a complicarsi la vita. Se può dea mia parte come l'anno scorso. Mettavamo su uno spettacolo tra di noi altri. E fine. Dai, brontolo, iscriviamoci lo stesso. A me il teatro piace, inoltre mi fa bene per la timidezza. Beh, se per la timidezza, quest'anno allora mi iscrivo anch'io. Potresti anche tu, gigante buono. Io? Sì, tu! Immaginate di avere una lama qua davanti, una prua,
che quando camminate taglia l'aria, questo aiuta a camminare un po' bene. Le chiappe strette, per cui avete fissato tutte queste cose, provate a camminare, vediamo se cosa succede. Sì, ma no, tutti dalla stessa parte, per favore. E siamo come su una zattera, no? Se andate tutti dalla stessa parte, la zattera va a fondo. Qui per piacere andate un po' in giro, dai. Perfetto, avete capito tutto. Volevo dire, andate in giro nel senso che potete fare il giro della stanza, forza, muoversi. Ma no, tutti dallo stesso verso, potete anche cambiare, andare da un'altra parte se volete. Bellissimo. Ok, vedo che avete capito tutto. Stop. Allora, adesso, come avete imparato, scapoli, chiappe, mendocchi, prua, eccetera, eccetera, andiamo in giro per la stanza e facciamo le velocità. Cominciamo con la velocità 1 e poi andiamo avanti sempre più veloci, va bene? Ricordarsi di tenere la posizione. Pronti? Via. Velocità 1. Lenta. Le scapole. Aspetta in fuori. La testa. Velocità 3. E un po' di più. Velocità 5. 6. Forza, il 6 di più di 5, 7, avanti, potete venire anche qua per venire tutta la tastera, 9, 8, ok, allora, adesso rifacciamo questa cosa che avete, quando vi dico stop, voi col braccio teso lo puntate verso di me, così, e fate la vostra A. La nostra A? Sì. La vostra A, cioè fate una A rotonda, netta, potente, che si senta fino là in fondo, va bene? Contro di me, avete capito? Pronti? Velocità 3. 4. 6. 9. Forza, forza, non è tutto male. 10. Stop. Grazie.
Anselmo e che racconta di un crociato che va nella Terra Santa a liberare il Santo Sepolcro, ma siccome è un po' stupidino gli capitano delle robe che insomma capirete adesso leggendo, va bene? L'esercizio serve a obbligarvi a pronunciare, articolare bene i suoni, va bene? Comincia Alberto. Passa un giorno, passa l'altro, mai non torna il prode Anselmo, perché gli era molto scaltro, andò in guerra e mise l'elmo. Bene, avanti Luciana. Mise l'elmo sulla testa per non farsi troppo male e partì la lancia destra a cavallo di un cavallo. Sì. Bene Martina. La sua bella che abbracciò più chiaro gli diede un bacio e disse va e ponergli ad armacollo la fiaschetta destra. Ok, basta. Avete visto che si capisce tutto anche con la matita. Adesso facciamo un altro tocco. Teniamo questo testo qua, dovrete leggere sempre questo testo qua che è in rima, però io vi darò degli input differenti, delle situazioni nelle quali voi vi dovete calare, vi immedesimate nelle situazioni che vi dico, quando siete pronti leggete questo testo e vi accorgerete che cambiano delle cose. È un esercizio che fa molto bene perché l'attore deve sapere impersonare, deve sapere entrare in un personaggio e quindi questo è un buon esercizio. Allora, Elena, sei una bambina che si è persa al supermercato e non trova più la mamma, è disperata, non sa a chi chiedere aiuto, piange a dirotto. Quando sei pronta, leggi. Poi un altro di un anello sacro pegno di suo pè gli metteva nel fardello e le feste per i piedi. Vittoria, sei su un'isola tropicale di sera al tramonto col pomo rosso, siete da soli, non c'è nessuno, il mare è calmissimo, c'è molto caldo, la sabbia è ancora calda, c'è la luna, non c'è nessuno. È una scena un po' malinconica, ma soprattutto molto, molto romantica. Quando sei pronto? Su alle 9 di mattina, per andare in Palestina a conquistare la bella, né per via ferrata andare come oggi col vapore, a quei tempi si ferrava non la via ma il peggio. Bene, allora Maria, sei una guida tedesca che deve portare in giro i turisti per Verona, ha un nome. Ok, vai. La cravatta mi ferma tutto e il nottone a fea il cilet e fiacciava e fea se tutto, ma il cavallo andava a piedi. Vabbè, Maurizio. Sei un fratone che deve cantare i vespri insieme con i suoi confratelli nel convento, anzi nel coro della chiesa, e cantate i vespri o pregate come vuoi. Quando sei pronto? Da quel dì non fermi andare, andare sempre, andare, andare. Quando ai piedi un casolare, vide un lago ed era il mare. Adesso facciamo un altro gioco, giochiamo alle statue e allo scultore. Facciamo due gruppi.
gruppo di là è la vittoria, il gruppo di qua è la sconfitta. Il gioco funziona così. Voi dovete comporre una scultura marmorea che è fatta di tante persone, che ha come tema la vittoria, oppure che ha come tema la sconfitta. Ognuno di voi deve interpretare un pezzo di questa statua e quindi farci capire la sua idea di vittoria, la sua idea di sconfitta. La cosa carina è che chi si aggiunge poi mano a mano deve tenere conto di quello che hanno fatto quelli prima. In questa maniera si compone una scultura che è fatta di tante parti. Il messaggio è trasparente. In teatro non si può recitare da soli, stare da soli, bisogna sempre tener conto di quello che succede sul palcoscenico, di quello che fanno i tuoi compagni, di chi ha detto la battuta prima, della battuta dopo di te, di chi ha fatto la faccia, la smorfia, eccetera. Allora, vittoria, sconfitta, siamo pronti? Comincia il gruppo della vittoria, vittoria. Va bene? Avanti. Va bene? Avanti. Ok, avanti. Ok, fermi là, ecco fatto. Adesso rifate la cosa, basta, via. Rifate la cosa, però mettendo anche le parole e le frasi che abbiamo studiato l'altro giorno. Così uniamo il testo e anche la parola, va bene? Pronti? Via. Verdeggia un bel pero sul bianco sentiero. Se tu ti siedi, io resto in piedi. Il sacco è già pieno di paglia e di fieno. Evviva Gualtiero, che fai condottiero? Ed ora ti chiedo, folla lo spiego! Adesso è il gruppo della sconfitta. Ovviamente è vero, voi dovete fare la sconfitta. E quindi, state in ferro, se no potete. Prego. Nel cielo è un fior senza stelo. Che dolore, che pena, mi fa male la schiena. Avanti. Passa un giorno, passa l'altro, mai un
bacora? Tagliate i capelli! Vai a lavorare! La sa, no? Ma nell'erbo mi prendereste? C'era in fondo un forellino! E prendi, morì di sete! Senza accorgersi il tapin! Ah,
questa sì che era avanti con le notizie. Qua nessuno l'ha presa in considerazione la mia commedia. Non credevo che tu te la fossi addirittura imparata. Veramente non ho neanche guardato. Ma cosa vuoi quando uno è un grande attore quale io sono? Non ha bisogno di studiare a casa. È l'arte dell'improvvisazione, Giura. Potremmo farla per Natale allora. Guardate, c'è la socializzazione, sto organizzando. I ragazzi si raduneranno tutti nelle due palestre, poi potranno fare canti, giochi, di tutto, eh? E ci insegniamo noi come gruppo teatrale con il pro del Polito. Prof, non se la prenda, ma proprio no, eh. Non faremo né scenette né cassate del genere parrocchia. Ma perché? Poi magari voi come attori potreste dare un premio alla classe più partecipe. No dai, non buttiamoci via così. Facciamo che quest'anno abbiamo fatto la propedeutica, poi l'anno prossimo, semmai, continueremo. Allora, la piantiamo qua, va bene così, è finito? Sì. Vabbè, allora io come sono venuta così me ne vado. Auf Wiedersehen. Ma no, cara, adesso che sei qui ci aiuti. Ma se ti qua non so fa niente. Renato, scusa, ma non ci avevi chiesto di preparare le poesie? Sì. L'ho cercata tanto la mia, adesso perché non vuoi sentire? Ecco, le poesie possiamo fare alla socializzazione. Ah! Non si mai contenti, eh? Scusa Renato, ma le canzoni vanno bene. Avevamo detto poesie, veramente. Ce ne saprei una. Potremmo recitarle a gruppetti. Beh. Possiamo ripassarle un minuto? Vabbè, allora facciamo così. Se voi volete adesso ripassate un attimo quello che avete preparato con l'aiuto della Loredana, quando siete pronti le fate vedere e vediamo che cosa viene fuori, eh? Avanti allora. Farlo bene. Tu che cammini, la strada non c'è.
La strada si fa camminando. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, sotto un cielo di stelle e di satelliti, tra i colpevoli e le vittime superstiti. Un cane abbaia alla luna. Un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. È bello il panorama visto dall'alto. Si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina, ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero, senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli. Scivoli, il ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose. Ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il rumore dei motorini, il sapore della pizza. Le lacrime di una mamma, le idee di un studente, gli incroci possibili in una piazza e stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono sola. Io lo so che non sono sola, anche quando sono sola. Io lo so che non sono sola. E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono sola, anche quando sono sola. E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero, senza sottotitoli, la pentola cuoce pezzi di diavolo. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? E allora ci si vede. Ci si sente soli, dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai lo sbaglio. Il cartello di 6 metri dice tutto è intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio messo insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. Una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi, di alzarsi. E smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto. La passione che fa crescere un progetto. L'appetito, la sede, l'evoluzione in atto. L'energia che si scatena in un contatto. Io lo so che non sono solo. Anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so